questa iniziativa. Il Comune di Galata ha voluto organizzare questa giornata per celebrare in modo ufficiale uno dei suoi esponenti più illustri, diciamo, anche se alla lontana, la famiglia del professor Massimo Ingucio, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, come ricordano i più anziani del presente, proprio originario di questa città. A quei pochissimi che non lo ricordano, ma soprattutto a me stesso, che è una formazione umanistica, vorrei ricordare che il CNR, come più facilmente riconosciuto, è il massimo organo italiano che si occupa di guardare al futuro, contribuendo con il lavoro dei suoi ricercatori a disegnare il paese nel quale vivremo tra qualche anno, in quanto decide spesso verso quali branche finalizzare e i finanziamenti che servono a pagare uomini, macchine e studi, ricerche, per far sì che l'Italia non scivoli ancora più indietro nella corsa verso l'innovazione, e quindi la vita futura dei nostri figli e dei nostri voti dipende anche da quelle ricerche che sono in corso da parte degli uomini e dei giovani del CNR. Immagino che anche per questo il professor Ringuccio, che ha l'impegnativo compito guardare avanti, praticamente questa mattina la prima cosa che ha fatto, arrivando a Galata, se non erro, è stata la visita alla scuola, l'Istituto Enrico Medi, per parlare con i giovani e per sollecitare la loro voglia di sognare e di impegnarsi a realizzare il loro sogno, non farsi scoraggiare dalle difficoltà che incontrano e ancora più forse incontreranno. A quei ospiti d'onore in questa giornata ha fatto un'altra cosa significativa, accompagnato dalle autorità galatonesi, ha visitato i monumenti della città, il bellissimo Crocefisso, ma anche il Museo della Radio, che a me è particolarmente caro. Perché, come dice una canzone che i giovani salentini hanno diffuso anche oltre i confini della nostra regione, se non te scegli mai delle radici cadieni, se non te scegli mai dei tuoi castalpieni, dai più valore alla cultura cadieni. Spero che il professor Ricuccio ricordi ancora un po' di dialetto, e per questo mi permetto di non italianizzare questa verità, ma spero che lui concordi che innovazione e tradizione sono le direttrici comuni con le quali il nostro paese può ancora crescere e svilupparsi, senza che una cancelli l'altra, complementare come sono per valorizzare le nostre comunità e dare respiro all'ansia di crescita dei nostri giovani. Ma non voglio togliere argomenti e tempo a questa serata, con una breve introduzione e ai suoi ospiti tanti, e passo subito la parola ai fattori di casa. Giuseppe Ponti, Presidente del Consiglio Comunale, l'organo che ha fortemente voluto ed ha approvato l'evento di questa sera, per un saluto. Prego, Presidente. Prima di procedere con questa festosa cerimonia, mi pare doveroso rivolgere un pensiero alle vittime degli ultimi eventi che continuano a far tremare l'Italia centrale, nella speranza che presto si possa porre fine a questi tragici stati di emergenza che mettono a dura prova persone e luoghi. Vorrei proporre un minuto di raccoglimento e ricordo delle tante vittime. A seguito della delibera del Consiglio Comunale del 30 agosto, del numero 30 del 1 agosto 2016, con a oggetto conferimento cittadinanza onoraria al professor Massimo Ingucio, votata all'unanimità, siamo qui riuniti questa sera per onorare un nostro concittadino, un uomo, un salentino, uno di noi, ma soprattutto un ricercatore, uno scienziato, un grande fisico che pur studiando, lavorando e vivendo fuori dal nostro comune ha portato sempre Galatone, paese nativo del suo genitore paterno, nel cuore. La sua è una vita all'insegna della conoscenza e della ricerca, raggiungendo i più alti livelli nel suo campo, una vera eccellenza riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale, ricevendo onorificenze, premi, incarichi e le presidenze di maggiori istituti di scienze e fisiche tecnologiche. Il suo impegno professionale scientifico nel campo dell'interazione della luce base della materia, fisica, atomica e tecnologie quantistiche,
hanno portato, tra l'altro, all'invenzione nel 2001 di una nuova tecnica di raffreddamento. Il sorprendente successo di questo metodo, in cui, sintetizzando, un elemento chimico viene portato a bassissime temperature, ha dato luogo a grossi sviluppi e all'uso di questa metodologia in molti laboratori nel mondo. Il professore Guscio, socio dell'Accademia dei Vincei, con all'attivo tantissime pubblicazioni e innumerevoli citazioni nel campo scientifico, dal febbraio 2016 è stato conferito dell'incarico di Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR, ruolo che fra l'altro fu di Vito Volterra e Guglielmo Marconi. Siamo onorati di avere un concittadino così onorevole, che tanto ha contribuito ed ancora contribuirà alla ricerca dello sviluppo in campo scientifico. Porgo un saluto personale e a nome di tutto il Consiglio Comunale di Calabria al professor Massimo Inguscio. Grazie Presidente, ora la parola al padrone di casa, al sindaco, mentre chiedo che il magnifico rettore della nostra università venga qui accanto a noi in palco. Grazie. Sì, buonasera a tutti. Io sono veramente commosso questa sera per quello che stiamo per realizzare. Conferire la cittadinanza onoraria ad uno scienziato come il professore Massimo Inguscio è veramente un onore per la nostra città. Io ringrazio tutti voi, in particolar modo il senatore Costa, la dottoressa Cristina Rizzo e naturalmente il sindaco di Arnesano e altri amministratori che sono presenti e naturalmente il senatore Francesco Bruni, che è l'ultimo arrivato, quindi sicuramente si deve scusare. Sicuramente va un ringraziamento particolare al magnifico rettore Vincenzo Zara, che si è messo a disposizione per tracciare la figura in maniera alla sua altezza del professore Guscio. Ma un altro saluto particolare, ed è per questo che forse è per lui che forse questa sera noi siamo qui, e lo dobbiamo fare al dottor Giuseppe Ferro, che non appena è stato nominato presidente del CNR il dottore Guscio, sapendo questi collegamenti che lo legavano appunto a Galla, ed essendo mio amico, mi onoro di essere pure suo amico, mi ha informato subito di questa novità. Io mi sono messo alla ricerca di capire questi collegamenti e quindi scoprire le radici del professore Guscio. Abbiamo scoperto quello che si doveva scoprire, partendo da nonno Agostino e dal papà Italo. Abbiamo trovato dove abitava. Questa sera ho avuto anche il piacere di illustrarli nel centro storico in miniatura che teniamo qui sul Palazzo Marchesani, di indicare la strada e soprattutto la casa dove è nato suo padre e ha vissuto insieme a suo nonno. E quindi per noi, dicevo, è un orgoglio averlo, e oggi conferiamo questa cittadinanza onoraria, che è scaturita non solo da questa indicazione da parte di Giuseppe Ferro, ma soprattutto dalla visita che abbiamo avuto l'onore di avere nel mese di aprile qui a Galate, quando abbiamo notato la simpatia, ma soprattutto da parte dei familiari, diciamo, gli occhi lucidi che quando si abbracciavano esplodevano. E quindi qui c'è la testimonianza, ci darà anche la testimonianza di Antonio Inguscio, del nipote, di un cugino, che chiaramente nella circostanza veniva avvolto anche da tanti altri parenti di Calabria, che chiaramente con tanto orgoglio si avvicinavano e lo abbracciavano. Ma poi abbiamo notato la sua semplicità nel darci subito la sua disponibilità ad incontrare i ragazzi dell'Istituto Medico di Calabria,
proprio in questa sala gremitissima, e con molto piacere abbiamo apprezzato la sua semplicità nell'esporre cose eccezionali, cose che sicuramente diciamo noi non riusciamo manco ad immaginare, e lui con il sorriso, la semplicità ha avvolto tutti i ragazzi, così come ha fatto questa mattina più di 200 ragazzi nel salone dell'Ava Magna del Medi, sono stati incantati per più di 2 ore dal suo racconto semplice e avvolgente, come dicevo prima. E quindi da lì, in quella circostanza, è scattata quasi naturale da parte mia quella di portare a conoscenza, anche se nella mattinata avevamo anche avuto un incontro nella sala consiliare, della volontà di conferirgli la cittadinanza onoraria. E io devo ringraziare tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e opposizione, hanno chiaramente accettato con molto entusiasmo questa mia indicazione. Io sono contento che alla fine poi siamo riusciti, anche dopo tanti rinvii, anche a concertare questa data di oggi, che coincide con il festeggiamento del nostro San Sebastiano, perché noi lo festeggiamo essendo nostro padrone il 19, 20, 21 e anche domani con lo sparo della freccia del maestro Giuseppe Manisco, che è qui presente e che saluto, e quindi coincide, dicevo, appunto con i festeggiamenti di San Sebastiano. Quindi io lo ringrazio sicuramente per la sua disponibilità, per quello che io spero possa costruire insieme a noi anche per Galate, perché coincide quest'anno con il 500° anniversario del Santissimo del Galateo, quindi Galate, la città del Galateo, e quindi stiamo costruendo un percorso intorno alla figura del Galateo, e quindi siamo convinti che come Centro Nazionale delle Ricerche sicuramente può anche aiutarci in questo senso e contribuire a festeggiarlo nel miglior modo possibile, e quindi creare quei presupposti, quelle sinergie affinché le cittadinanze, come è avvenuto per tanti altri nostri concittadini, contribuiscono a far crescere la nostra comunità. Questo è l'auspicio che noi ci poniamo, quindi speriamo in una collaborazione che possa contribuire, diciamo, a far crescere la nostra società. Grazie. Grazie Sindaco, adesso a nome dei cittadini onorari di Galatone interviene il professor Antonio De Radio per un saluto. Grazie Sindaco, che tra le emozioni di questa solenne cerimonia permetti che si levi una voce a nome dei cittadini onorari di questo paese per dare il benvenuto al nuovo personaggio che da oggi farà parte al col sodalizio unico ed imperituro della onorificenza. Congratulazioni, illustrissimo Presidente e carissimo cittadino onorario Inguscio. Con orgoglio ti accogliamo tra di noi. Sappiamo che sei radicato in una apprezzata famiglia di questo paese, sul nobile e vigoroso tronco dei tuoi antenati oggi stai innestando un ramo che produrrà frutti saporiti e profumati, utili soprattutto ai giovani del paese. Il nostro paese ha bisogno di aprirsi al mondo della cultura, della scienza e della ricerca. La gente del mio e del tuo paese possiede tante energie sane e preziose che, trascinate da te e da noi tutti, possono essere utili allo sviluppo economico, sociale, umano e scientifico
dell'Italia che agonizza nella indecisione, nell'indifferenza e nella corruzione. Ho imparato a conoscere il tuo istituto quando alcuni anni fa un tuo predecessore, dottor Fabio Castella, veniva a trovarmi alla segreteria del vicepresidente della settima commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei Deputati per concordare leggi e disposizioni istituzionali in favore della ricerca in generale e del personale impegnato nel lavoro di ricerca in Italia e all'estero. Facciamo gli auguri che tu possa trascinare la ricerca in tutti i campi della ricerca umana ad un altissimo livello, servendoti ampiamente delle forze giovani di tutti gli italiani ed anche di quelli di Calabria, pronti a salvare per una conquista dell'universo. Grazie dottor Benali per la tua entusiastica e partecipanti a tutti gli amici convenuti per questa circostanza straordinaria e meravigliosa. E ho avuto modo questa mattina di accompagnare il professore Inguscio nel suo incontro con le scolaresche di Galatone. Massimo, cugino. Massimo. E di tutte le cose, delle tante cose interessantissime e straordinariamente importanti per chi ha avuto l'occasione di poter ascoltare quelle parole, e due cose mi sono rimaste però particolarmente impresse. E la prima è il fatto di essersi definito non presidente, non autorevole rappresentante di istituti, ma un fisico, cioè uno scienziato, uno studioso che nella ricerca trova il suo momento di ispirazione e di realizzazione più ampio. E dico questo perché poi la seconda cosa che mi ha fatto molto piacere è stato quell'accenno al ricordo di un altro grande salentino, un grande matematico, il professore Ennio De Giorgi, col quale ho sempre pensato, poi abbiamo avuto un rapporto personale strettissimo, data la coincidenza anche di epoche nelle quali avete convissuto in quella splendida, straordinaria esperienza che è stata a Pisa di quegli anni. E leggendo una biografia del professore De Giorgi, che ho portato per parte in omaggio, non so se ce l'hai già, a cura di Andrea Parlangeli, e il professore De Giorgi ad un certo momento, nel significare il senso della verità delle cose, si affidava più che altro alla, come dire, alla ricerca delle cose più essenziali, tanto da definire gli atti anagrafici l'unica fonte vera di verità. Ed in questo senso, grazie al contributo e alla volontà del sindaco, ma anche alla disponibilità dell'intero ufficio di anagrafe del Comune di Galatone, abbiamo cercato di ricostruire quella mappa che ci vede tasselli, no? Ognuno di noi, in una singolarità unica, e però ci collega tutti a quello che il professore Larino, diceva poc'anzi, a quell'albero, a quel ceppo, no? Originario, del quale solo le misurazioni atomiche prodotte possono darci la differenza tra uno e l'altro. E quindi andando indietro nella ricerca siamo giunti ad una data certa, la prima data certa, cioè quella del 22 aprile 1823, anno o giorno di nozze tra Inguscio Salvatore Giuseppe e Deprezio Vita. La coincidenza era anche stranissima perché proprio in quella data, il 22 febbraio del 2016, noi ci siamo incontrati per la prima volta qui a Galatone, quindi ricorrevano 193 anni da quel giorno. Naturalmente nell'atto di matrimonio sono presenti anche i nomi dei genitori dei due convenuti e quindi Inguscio Pasquale e Musca Maria Donata per Inguscio Salvatore, mentre Deprezio Vita ed Epifania Cristina per Deprezio Vita. Questi due cari nostri progenitori avranno sei figli. Notizie certe degli altri non ne abbiamo perché sono tutti prima del 1809, data di istituzione dell'anagrafe di Galatone.
però abbiamo potuto ricostruire le vicende dell'ultimo nato in Guscio Pasquale Maria, che sposerà una Figlieri Costantina, figlia di Luigi e di Stefanelli Lucia, nel giorno 22 febbraio 1874. Questi due nostri progenitori a loro volta avranno 8 figli, 4 maschi e 4 femmine. Le donne sono Vita Lucia, che sposerà un infusato Giuseppe, dal quale avrà 7 figli, una Cristina, che sposerà Rizzo Cosimo avendo 3 figli, Tosca, Eufemia e Francesco, Maria Grazia, che sposerà Pellino Antonio avendo una figlia Lucia, e Inguscio Clelia, che sposerà Marra Paolo, dal quale avrà Gina, Luigi e Pia. Dei 4 maschi, il primo, Salvatore Luigi, il secondo genito della coppia, non abbiamo notizie perché il dato certo della morte lo vede in Sicilia, a Modica, quindi non abbiamo altre notizie. Gli altri 3 sono Sebastiano, terzo genito e capostipite del mio ramo, diciamo, della famiglia, che sposando Maria Musardo genera Antonio, Carmela, Linda e Pasquale, Alessandro, che sposerà l'erario Costanza, dai quali avrà, e i 2 avranno Antonio, Annunziata, Pasquale, Salvatore, che questa sera è con noi, Flora, Gino e Yolanda. E poi Agostino, che è il penultimo della serie, prima di Clelia, e sposerà Rolli di Filomena e avrà da questa moglie 5 figli: Odantes Antonio, Mafalda, Italo, Clara e Dolores. A questo punto questa famiglia, questo ramo della famiglia si spezza, perché a margine dell'atto di matrimonio di questa coppia leggiamo che nel 1931 si trasferiscono a Lecce, probabilmente per motivi di lavoro, per cui si interrompe questa vicinanza, diciamo, anche se le testimonianze che ci giungono diverse, perché poi è presente qua in fondo, lo vedo, mio zio Italo, e si chiama proprio in quella maniera perché prende il nome dal papà del nostro carissimo Massimo. Insomma, Italo, trasferitosi a Lecce, poi sposerà Verdescalina, dalla quale avrà 3 figli, Massimo, Mafalda e Maurizio. Io mi sono fermato qui, perché un'altra cosa interessante che stamattina Massimo ci ha detto è stata quella che nella ricerca in generale, ma nelle cose della vita, il punto di arrivo è sempre quello di ripartenza. Per cui questa occasione, di questo voglio ringraziare soprattutto il sindaco e tutti i consiglieri comunali, ci hanno dato una grandissima opportunità, cioè quella di ritrovarci come famiglia, di ricostruire certi legami che erano andati in qualche maniera perduti, dandoci l'occasione adesso di ricostruire questo albero genealogico davvero tutti insieme, apportando ognuno il proprio tassello al posto giusto. Io non ho altro da aggiungere, ti chiedo scusa se ti ho occupato anche qualche tempo e con qualche dato che è più così. Però volevo chiudere questo intervento con non le mie parole, ma con le parole di un altro cugino, di Sandro Inguscio, il quale si diletta nella prosa e quindi ha scritto dei versi che a nome suo e a nome di noi tutti ti dedicherà sua sorella Teresa, che mi invito a raggiungere il tuo palco. Grazie, complimenti e auguri. Generosa, amorevole ed eterna, donò a spensierata età.
a Massimo, ai suoi, alla famiglia, nel gennaio 2017, Alessandro Cogliazzi. Grazie. E questo lo consegniamo con la firma che abbiamo posto tutti i parenti, chi non l'ha fatto lo farà sicuramente dopo, tutti i familiari in guscio presenti questa sera. Questa è una copia dell'albero della voce da finire. Questa è la pegno di Giorgio. E questa è la copia che abbiamo avuto. Grazie. Bene, qualche minuto di ritardo, ma ringrazio il sindaco per l'invito che mi ha rivolto. E devo dire che le iniziative di questa amministrazione, del Consiglio Comunale di Galatone, sono sempre iniziative ricche e dense di significato. Lo faccio i complimenti perché partecipo ancora quest'anno, così come gli anni trascorsi, e la volontà dell'amministrazione di legare figure importanti che col territorio, con Galatone, con la città di Galatone, col territorio salentino, mostrano affetto, attenzione, nonostante, lo possiamo dire certamente per il caso, nel caso del professore Massimo Guscio, nonostante incarichi importanti, diciamo di dir poco, mantengono queste radici, questo affetto, questa attenzione per la propria terra che evidentemente va sottolineato, va valorizzato. Ed è questo un merito che un sindaco attento alle piccole e grandi cose merita, un riconoscimento a te, alla tua amministrazione, al Consiglio Comunale che su questa scelta ha votato in maniera unanime, quindi un fatto molto importante. Un saluto a tutte le autorità presenti, il senatore Rosario Giorgio Costa sempre presente, il senatore Bruni, Presidente del Consiglio, i sindaci, più sindaci presenti, a dimostrazione tantissimi cittadini, a dimostrazione di una iniziativa sentita e di cui toni, di cui livello istituzionale è sicuramente di straordinario rilievo, ma anche quei valori che oggi spesso non riusciamo più a tenere in debito conto vengono ripresi e valorizzati appunto con attraverso anche alcuni dati significativi che abbiamo appena ascoltato. Al professore Massimo Guscio, grazie. Io ho avuto modo di incontrarlo per il ruolo istituzionale che ricopro, persona molto attenta, sensibile, non spetta a me dare un giudizio, credo che anche il ruolo che riveste è espressione di un valore straordinario per il Paese, per la nostra nazione, grazie perché tiene questo legame forte con il Salento, che merita questa attenzione, un popolo che spesso ha necessità di farsi sentire, perché spesso costretto dai centri decisionali a un ruolo in qualche modo marginale. Noi abbiamo bisogno dell'aiuto dei nostri concittadini che oggi rivestono a livello nazionale e non solo ruoli importanti, perché vogliamo vincere questa sfida, vogliamo uscire da un momento di difficoltà, che è un momento di difficoltà del Paese evidentemente, che il riverbero e il ritorno su territori che già di per sé vivono situazioni di grande difficoltà è molto più pesante e difficile da recuperare. Per cui benvenuto come al solito, bentornato come usiamo dire spesso, e il pensiero, sono convinto e sono sicuro, verso questa terra e questa grande e importante comunità. Grazie. Grazie Presidente Cappellone per la sua presenza. Saluto tutti, saluto le autorità, saluto i cittadini di Galatone. Ma solo da girare per rivolgere al sindaco che, al di là della mia sollecitazione, ha voluto con tenacia questa cerimonia di questa sera, e il dottore Zara che ha aderito in maniera immediata alla mia offerta che possa stasera presentare dal punto di vista scientifico il professor Guscio. Ringrazio
ringrazio alcune autorità presenti, sì, per il Consiglio di Stato che hanno stilato, l'Avvocato Generale dello Stato, il dottore Tarantini, e il mio presidente della Banca Popolare Pugliese, che per qui, per questo territorio, è un'istituzione, il dottor Guido Pellicelli. Per chi non conoscesse, io sono Giuseppe Ferro, sono cugino per parte di madre, quindi prendo, diciamo, il testimone di Antonio, Massimo è figlio di Nina Inguscio, mia madre era Gina, di Gina Verdesca, mia madre era Gina Verdesca. La famiglia Verdesca, secondo la più recente genealogia, non sono andato indietro nell'Ottocento, stasera non ce ne andavamo a casa, ma partiamo dai nonni, che ho conosciuto naturalmente, e quindi da nonno Vito, che era nato nel 1877, dalla nonna Anna Luberto, che secondo indicazione della cugina Gabriella, che stasera non c'è, perché nel mio nome delle storiche è difficile trovare in questo periodo, era nata nel 1980. È una famiglia che ebbe 8 figli, di cui un primogenito, lo zio Pippi, e stasera è presente Vito, che era il suo secondogenito, e poi ebbe 7 sorelle, di cui una appunto ho deciso per prematuramente. E la differenza di età, per farvi capire, tra il primo genito, che era lo zio Pippi, e mia madre, che era l'ultimo genito, erano 17 anni. E fra la zia Lina, la mamma di Massimo, e la zia Titina, che era la seconda genita, era di 11 anni. Questo sta a significare che i cugini hanno vissuto in maniera diversa la loro gioventù, perché erano due generazioni completamente diverse. Quindi i figli dello zio Pippi con i figli della zia Titina, diciamo, era lontano dal punto di vista anagramico rispetto ai figli della zia Lina e della zia Gina. Quindi, diciamo, il mio ricordo è naturalmente dei cugini Inguscio e dei cugini Ferro, perché poi Gina Verdesca sposò Antonio Ferro. E i ricordi naturalmente si rifanno a Massimo, a Mafalda, a Maurizio e al sottoscritto, a mia sorella Simonetta. Sono ricordi che la maggior parte fanno riferimento al periodo natalizio e pasquale, perché le nostre famiglie, ad esempio i nostri genitori, per l'attività che svolgevano, sono stati soggetti a continui trasferimenti. Papà era dirigente dell'ente di forma, il papà invece di Massimo era dirigente delle ferrovie dello Stato. Quindi ci siamo incrociati varie volte, magari io arrivo a Bari, la famiglia Inguscio partiva da Bari per andare a Brindisi, noi venivamo al Lecce, loro dal Brindisi andavano a Livorno. Però diciamo, a Natale e Pasqua era consentito di incontrarci nella grande casa di famiglia a Lecce, via Sepolcro e Messapici, dove tutti i nipoti convenivano ed era un divertimento per noi in quell'occasione, e dove quasi tutti siamo nati, perché in quel tempo, forse scuso Maurizio, in quel tempo era consentito che le mamme tornassero a casa, le nostre mamme tornassero a casa delle nonne o mamme loro, perché la levatrice doveva poi far partorire i figli, e questo è avvenuto. Forse per Maurizio no, perché nacque insieme a mia sorella Simonetta, che era nata un mese o due mesi prima, quindi il posto era occupato, e Maurizio nacque, se non va per l'altro, a e l'altro ricordo che vorrei cercare di trasferire a voi, perché è quello che più mi ha colpito, mi colpisce ancora oggi, e ne parlo tante volte parlo con mia figlia, di come era molto più semplice vivere una volta, specialmente in campagna, era il periodo estivo. Perché questa famiglia Madraccarri, che poi in fin dei conti era la nonna Nema, chiamata da noi nipoti, che comandava, erano tutte donne, il povero Vito, mio nonno, era quello che doveva lavorare la mattina e la sera per mantenere questa grande famiglia, aveva un'agenzia di carrozze sia urbane che extraurbane, evidentemente fece un po' di soldi, perché oltre a mantenere la famiglia riuscì ad acquisire questa grossa casa in via Sepolcro Messapici, un'altra casa di fianco alla Basilica di Santa Croce, più questa casina rossa ad Arnesano, sulla strada che porta al cimitero. E ringrazio il signor Gannesano, che sul mio libro stasera è qui con noi, l'avvocato Solazzo. I ricordi quindi della mia gioventù, quella di Massimo, di Maurizio, di Mafalda e di Simona in parte, perché Simona, siccome la zia Maria non aveva figli, veniva prestata nel periodo estivo da mia madre alla zia Maria. Però noi maschi, diciamo, convergevamo ad Arnesano, e vi sto parlando dei fine anni 50, metà anni 60, perché poi purtroppo nel giro di 2 anni, tra il 67 e il 68, scomparono sia la zia Antonietta, che era
lui una era nubile ed era quella che manteneva, diciamo, la famiglia insieme alla mamma. E furono anni bellissimi, entusiasmanti, che erano stati vissuti evidentemente da altri cugini, stasera per esempio è presente anche Mariella, la sorella di Gabriella, Russo, e dove ci si divertiva con nulla, ci si divertiva imparando anche alcune professioni, quindi dico quale. Diciamo, come ragazzini giocavamo con i soli giochi che si possono fare in campagna, e ci divertivamo con qualche animaletto, mia moglie ha detto di non dire le brutte cose che facevamo a qualche lucerto o a qualche cicala, ma penso che questo sia stato il mio denominatore di tutti quanti noi quando eravamo ragazzini, erano incoscienti della maggior parte, e poi facevamo cose anche istruttive. In questa casina c'era una famiglia che faceva un giardiniere, un giardino, che era stabile, e che portava avanti le culture. In particolare avevamo l'avvelenzo primitivo inglese, quindi noi ci divertivamo anche a settembre a pigiare l'uva del palmiento che era messo alla casa del giardiniere, che poi faceva il vino, lo imbottigliava. Sulla qualità di questo vino non avrei molto da ridire, si fa risalire a quel periodo il fatto che poi sia diventato Astenio, cioè che sia sempre stato Astenio, perché era un vino che era veramente non aveva le caratteristiche di Roma, naturalmente. Ma non solo questo, si faceva anche il tabacco. Il divertimento nostro serale, quando convergevamo, diciamo, nell'aglia alle spalle della casina, era quello di infilare con l'ago, se non vado andato in dialetto saccuraggio, se avevamo cose di questo genere, quindi infilavamo le foglie di tabacco, cercando di prendere la vena centrale, per poi infilare nello spago, per poi essere appese, una volta in sette, ai telagli che poi un giorno venivano messi al sole per essiccare. Ed era un divertimento, e era un altro divertimento, perché la verità era la disperazione della zia Antonietta, della nonna, e anche, ho dimenticato di dire, della Clotilda, che era una ragazzina che la nonna prese orfana a casa, questo per rimarcare ancora di più e sottolineare ancora di più l'andamento matriarcale di questa famiglia. Quindi eravamo soggetti, noi nipoti, alle continue diciamo, richiami da parte non tanto della nonna, della zia Antonietta, ma in particolare della Clotilda. Cosa facevamo in campagna? C'erano degli alberi stupendi, c'era un albero di noce che era alle spalle, immenso, e noi ci divertivamo naturalmente a salire e scendere, quindi con una enorme preoccupazione da parte delle zie. Erano alberi di fico, ficodiglia, pane trupace, agrumi, c'era di tutto di più, c'era anche l'orto, naturalmente, che serviva per dare la verdura per tutto l'anno alla famiglia, anche quando nel periodo invernale si stava a lecce. Quindi era una vita veramente attiva. E altro aspetto importante era anche il menù giornaliero, perché le zie erano brave, si bizzarrivano. Mentre le prime sorelle erano brave a cucinare, le ultime sorelle, ahimè, avendo già chi provvedeva per loro, non erano alla stessa altezza. Però sia le sorelle maggiori, sia la stessa nonna erano bravissime nel fare la pasta fatta in casa, quindi minchiarelli, esami di canolari, i girgi, o le parmigiane di melanzane, le pareti di focaccia, quindi noi nipoti veramente trovavamo in paradiso, tanto è vero che quando le mamme ci scaricavano d'estate, loro si toglievano un peso minimamente, noi invece ci saltavamo perché avevamo solo la nostra irrequietezza. Altra cosa bella che piaceva in quel periodo era la famosa fettatina che preparava la nonna con le foglie con l'aglio, che ci veniva servita o a colazione o per merenda, con quel buonissimo in quell'occasione il filone croccante del cese con la frittatina calda dentro, quindi non so, sapori irripetibili. Con le biciclette poi a metà mattinata seguivamo la zia Antonietta per andare a Monteroli, dove c'era il mercato coperto, altro divertimento. La stessa bicicletta poi ci serviva per ispezionare, come degli esploratori, i navigati, tutti gli intorni, erano molto pericolosi, alcune strade che erano intorno al cimitero, che era, diciamo, la parte più distale per quanto riguarda la casina. Quindi è stato un periodo veramente bellissimo, irripetibile, che ci ha forgiati e per alcuni aspetti credo abbia influito anche su quello che poi è stato lo sviluppo della nostra vita. Perché poi che cosa è accaduto? Dimenticavo, scusate, perché se no Marcello poi mi richiama, i ragazzini che cosa fanno da giovani? Giocano a pallone,
la nostra arte migliore era quella, perché dimenticavo di dirvi che la nonna Nena aveva forgiato dei soprannomi, diciamo degli aggettivi per ognuno di noi, lo faceva pure per le figlie, ma non mi dicono come denominava le figlie. E per noi nipoti, in particolare per esempio il migliore, Luce Gentile, io lo so nato io, Massimo lo scienziato. Evidentemente ci aveva visto lungo la nonna Nena e questo secondo me viene riconosciuto anche da tutti noi nipoti, perché Massimo, da sempre, fin da giovanissimo, aveva questo modo di porsi nel ragionare davanti a qualsiasi problema, a qualsiasi conoscenza, a qualsiasi avvenimento. Lui cercava sempre di scavare, di capire che cosa fosse quel fenomeno. Mentre io e Maurizio, più giovani, ci dedicavamo ad altro, però il pallone ci riuniva, lui scendeva dal suo gradino, raggiungeva noi e formavamo una bella squadretta. Io per altezza e stazza fisica ero centravanti, Maurizio che era più veloce dalla sinistra, lui era un po' lento, però era il cervello, quindi il numero 10. Tenete conto che in quel periodo, stiamo parlando fine anni 50, inizio anni 60, la squadra di riferimento era il Brasile, di Pelé, che vinse i campionati mondiali del 58 e del 62. E lui era innamorato di Pelé, e mi ricordo che conservava la maglia numero 10, verde e oro, della nazionale brasiliana. A livello italiano ci distinguevamo perché lui era un milanista, e penso che lo sia ancora oggi, perché evidentemente era ammagliato da Rivera come numero 10. Io invece ero più calmario, ero diventato interista. Qualcuno dice perché era la grande Inter di Herrera, invece no, devo dirvi, diventare interista prima, perché se vi ricordate il portiere dell'Inter prima di Sarri era Lorenzo Buffon, il grande Lorenzo Buffon, che si sposò con Eddie Campagnoli, che era la balletta di Mike Bongiorno, la trasmissione Lascia la Coppia, e io da ragazzino di 5, 6, 7 anni, mia madre mi dice che ero rimbambito per Eddie Campagnoli, mi ero innamorato e quindi automaticamente diventavo tifoso della canzone. Sorrisi e canzoni. Poi, che cosa, purtroppo, come vedete Paolo, dice, i migliori anni della nostra vita, non ce ne accorgevo molto ovviamente in quel periodo, terminavano con la morte dei nonni, e ognuno di noi naturalmente la vita universitaria, poi il lavoro, il matrimonio, ci siamo persi per le strade del mondo, però nel cuore di tutti quanti noi sicuramente sono rimasti quei ricordi, e li trovo anche quando mi sento con Vito, con Mariella, con Gabriele e con gli altri nipoti più presenti. Io però concludevo così, dicendo, sono convinto che quelle esperienze maturate da ragazzini siano state fondamentali per tutti noi, per tutti noi cugini, nelle fasi successive della nostra vita, e abbiano senz'altro agevolato al meglio i percorsi lavorativi e professionali, che più o meno con successo, ma nel caso di Massimo questo non è così, ognuno di noi ha poi intrapreso. La cerimonia di questa sera ne è una conferma. Io vi ringrazio per avermi seguito e adesso con un secondo un estraneo, diciamo dalla parte intera. Oggi con Massimo ho ascoltato anche in altre occasioni le domande dei ragazzi, mi fanno capire che abbiamo dei ragazzi in gamba, che molto meglio hanno bisogno di avere più fiducia, più strumenti, no? per affermarsi. Non è un caso se ogni anno sono quali errato, quindi do la palla poi al Vettore, mi pare 27.000 ragazzi ogni anno lasciano la Puglia per andare a studiare nell'Università del Nord, addirittura fuori d'Italia. E quando, come Accademia di Giocoli, il professore Scaramuzzi si anni fa, all'inaugurazione dell'anno accademico, fece riferimento al nostro paese come paese che ha dato in Italia a genialità incredibili, no? A Expo si diceva, se il mondo non avesse l'Italia, sarebbe mancato questo, tutte le scoperte che hanno fatto gli italiani, e allora mi viene il dubbio che questa generazione abbia perso quello che era la fame di progresso e di sviluppo che questo paese ha avuto, specialmente dopo la seconda guerra mondiale. Io vi riporto una frase di Obama, non è più il presidente degli Stati Uniti, ma nel primo anno, alla fine dell'anno, nel suo discorso, fece riferimento alla scienza.
E disse che la scienza sarà essenziale per la nostra prosperità, la nostra sicurezza, la nostra salute, il nostro ambiente, la nostra qualità della vita, ancora di più di quanto sia mai stata prima. Ed è il discorso che tu hai fatto oggi. Poi è evidente che poi bisogna sapere utilizzare questa scienza, no? Nel bene e nel male. Allora io quello che chiedo a te, e passo la parola veramente al dottore, questo paese di cosa ha bisogno in questo momento? Perché altri paesi stanno investendo sempre più sull'innovazione e sulla ricerca, perché come tu hai sottolineato oggi, la politica da lì crea anche dominanze di carattere economico. Cioè tutti i risultati della ricerca, che poi diventano positivi nel momento in cui vengono applicati nel termine di sviluppo di qualsiasi materia, di qualsiasi attività, è evidente che non dico brevettate, ma rimangono di proprietà di quella nazione che naturalmente ne fa un uso, diciamo, anche in alcuni casi discriminante rispetto ad altri. Quindi su questo aspetto vorrei, quindi, mi è strano aver fatto la parentela, ti passo Grazie. Buonasera a tutti, io ringrazio prima di tutto il sindaco per l'invito e naturalmente Giuseppe Ferro, il dottor Ferro, che è stato l'organizzatore da tempo di questo evento. Saluto tutte le autorità qui presenti, saluto tutti e saluto ovviamente prima di tutto Massimo di Inguscio. Come si diceva poc'anzi, come diceva il dottor Favale poco fa, è molto importante la collaborazione che vi è fra l'Università del Salento e il CNR. Collaborazione tra il sistema universitario e il CNR è una cosa abbastanza comune e per fortuna è così. Nel nostro Ateneo è particolarmente evidente, particolarmente efficace, tant'è che molti docenti dei nostri dipartimenti sono associati al CNR. Spero di non perderli tutti, perché si stanno associando tutti al CNR, ma ovviamente sto scherzando, è una forma di collaborazione molto virtuosa con il CNR, che poi peraltro porta dei risultati molto importanti dal punto di vista scientifico. Si diceva poc'anzi dell'importanza della ricerca. Beh, anzitutto per fare ricerca ci vogliono le risorse e poi riusciamo a fare ricerca. Una volta che si fa ricerca bene e si ottengono dei prodotti della ricerca buoni, si possono opportunamente valorizzare. Valorizzando questi prodotti della ricerca si può avere un peso predominante nell'economia mondiale. La scienza è importante, la scienza è importante per avanzare, la scienza è importante quindi per quanto riguarda tutte le varie indicazioni. E io oserei dire che le indicazioni non sono soltanto nell'ambito scientifico classico, quello che conosciamo classicamente, le implicazioni della ricerca scientifica sono in tutti gli ambiti, a mio parere, e sono nell'ambito tecnico-scientifico, che è quello che più comunemente conosciamo, sono nell'ambito economico e giuridico, ma sono anche nell'ambito e forse soprattutto umanistico sociale. Quindi è molto importante che si faccia ricerca bene, che ci siano le risorse per poterla fare, ma le ricadute sono in tutti gli ambiti. Solo così si ottiene lo sviluppo dei territori e il progresso sociale. E credo che su questo concordi il professor Massimo Inguscio, ma probabilmente lo dirà dopo. Per me è un piacere essere a Galapagos. Sabato scorso ero a Galapagos, sono stato qui per la presentazione del libro, infatti ci siamo visti con il sindaco e quindi sono diventato un abitué di questo paese, mi fa molto piacere quindi essere tra voi. È la prima uscita pubblica, mi ricorda del sindaco, è stata fatta proprio a Galapagos, credo proprio in questa sala, la facevo 3 anni fa quindi in questa sala, quindi sono particolarmente quindi, legato quindi, ai cittadini di Galapagos. A me è stato affidato l'arduo compito di illustrare il curriculum del professor Inguscio. È un arduo compito. Io generalmente non leggo mai, infatti mi vado sempre a braccio, perché ovviamente se leggo perdo di spontaneità, io sono molto spontaneo, e non preparo mai nulla, cioè nel senso che diciamo, illustro quello che è necessario illustrare, però diciamo, senza leggere, in questo caso è impossibile, ma sì, devo leggere il tuo curriculum. Molto lungo, io cercherò di sintetizzare, ovviamente per non rubare di eccessivo tempo, forse inizierei dal fatto, da uno degli ultimi eventi che ti riguarda, ossia il conferimento dell'incarico di raccordo e coordinamento degli enti pubblici di ricerca.
CNR è un ente pubblico di ricerca e in Italia ci sono tanti altri enti pubblici di ricerca. Ebbene, è stata creata una consulta degli enti pubblici di ricerca e questo Massimo Inguscio, visto che non aveva molto da fare, è il presidente della consulta degli enti pubblici di ricerca. E credo che questo sia molto importante perché rappresenta un organismo, questa consulta, che si interfaccia quindi a livello governativo, a livello centrale, assicurando il rapporto e il coordinamento tra gli enti pubblici di ricerca, contribuendo così ad aumentare il livello di competitività internazionale della ricerca pubblica italiana. Noi sappiamo che molto spesso a livello italiano facciamo in più parti tante cose e qualche volta manca quel coordinamento che è necessario ad assicurare i risultati. Talvolta le risorse ci sono anche, però vengono distribuite un pochino a pioggia, un pochino male e poi non si riesce a ottenere nel migliore dei modi quei risultati. E la formazione inizio della carriera. Massimo Inguscio ha studiato fisica all'Università di Pisa, laureandosi nel 72 a 22 anni, quindi molto giovane, perfezionandosi poi la normale nel 76 e in entrambi i casi con lode, quindi col massimo dei voti e la lode. Questo percorso di perfezionamento è avvenuto in contemporanea a varie borse che sono state assegnate, quindi sempre a Pisa. All'inizio della sua carriera accademica, nel 76-77, è stato ricercatore del Salento, presso l'allora Università degli Studi di Lecce, che è la nostra attuale Università del Salento, per poi tornare a Pisa e divenire infine professore ordinario in fisica, professore ordinario è il massimo, cioè nel senso si parte da ricercatori, c'è poi un gradino intermedio del professore associato e poi professore ordinario, quindi è diventato professore ordinario, quindi giovanissimo, di fisica della materia, lavorando prima a Napoli, quindi all'Università di Firenze, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia. Ha avuto vari incarichi durante la sua carriera, incarichi di natura manageriale, infatti l'ultimo, ovviamente quello che lo riguarda attualmente, è quello di Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche del febbraio 2016. A questo prestigioso traguardo Massimo Inguscio è arrivato dopo numerosi incarichi manageriali in vari istituti di ricerca, a partire dal coordinamento del gruppo italiano di fisica atomica e molecolare, fino alla presidenza dell'Istituto Nazionale di Ricerca Meteorologica, passando tra gli altri dalla direzione del laboratorio europeo di spettroscopia non lineare, istituito nel 1991 presso l'Università di Firenze e di cui è cofondatore. Attività scientifica. L'attività scientifica è impressionante e si è sviluppata nel campo della ricerca fisica, quindi sperimentale. Possiamo fare riferimento a questo proposito, che è lunghissimo ovviamente l'attività scientifica, alla prima condensazione di Bose-Einstein, avvenuta in Italia con atomi di rubidio, all'invenzione della tecnica del raffreddamento simpatetico con specie atomiche diverse, agli studi pionieristici di gas bosonici e fermionici in reticoli ottici e dimostrazione del loro utilizzo come sensori di forza accurati con elevata risoluzione spaziale, ai primi studi di fisica del disordine con gas ultrafreddi e alla prima dimostrazione della localizzazione di Anderson di onde di materia, allo sviluppo di una tecnologia quantistica atomica con le prime dimostrazioni di simulatori quantistici, allo sviluppo di tecniche e strumenti per la spettroscopia, per la metrologia e per la ricerca scientifica multidisciplinare e di frontiera. Naturalmente quando si fa la ricerca scientifica si misura e si misura con i prodotti, i cosiddetti prodotti della ricerca. Penso che abbiate sentito che l'audio dell'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università di Ricerca ha recentemente condotto un monitoraggio e una misura della qualità della ricerca scientifica condotta in Italia e l'impatto della ricerca si fa misurando il numero delle pubblicazioni, ma al di là del numero delle pubblicazioni l'impatto che le pubblicazioni hanno nel contesto scientifico e anche le ricadute nel sistema economico, produttivo, sociale, quindi è così. Il professor Inguscio è autore di più di 280 pubblicazioni su libri e riviste a diffusione internazionale. È autore e editore di più di 10 libri, è autore di molteplici articoli di commento e di rassegna per importanti riviste scientifiche internazionali. I suoi lavori scientifici sono altamente citati,
Che significa autenticità? Significa che quando ciascuno di noi pubblica qualcosa è importante che altri ricercatori leggano quella pubblicazione scientifica e citino quella pubblicazione scientifica. La citazione significa che altri gruppi di ricerca prendono spunto dalla pubblicazione, dal risultato ottenuto dal professore Bush, così come da altri ricercatori, per effettuare ricerche successive. È un meccanismo a tassello. Qualcuno pubblica, ottiene risultati, qualcun altro legge, commenta quei risultati, fa altri esperimenti e così va avanti la ricerca. Ebbene, le ricerche pubblicate dal professor Ricuscio sono altamente citate, e questo significa che la ricaduta nel contesto scientifico è estremamente elevata. Poi c'è un lungo elenco di riconoscimenti e premi. Infatti il percorso scientifico ha portato a significativi riconoscimenti da parte della comunità scientifica internazionale, tra i quali la nomina a socio corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Licei, i premi Enrico Fermi della Società Italiana di Fisica e il Grand Prix Scientifique, quindi che è dato dalla Università di Francia, e così via, tutta una serie di altri riconoscimenti fino al premio internazionale Tommassoni dell'Università di Roma La Sapienza del 2010, anche un riconoscimento da parte della Società Tedesca di Fisica nel 2014, quindi un elenco molto lungo che va a testimoniare la validità dell'attività scientifica condotta dal professor Ricuscio. Il professor Ricuscio io l'ho conosciuto quindi qualche tempo fa, ci siamo visti quindi a Roma quindi alcune volte, quando era presidente del CNR Gino Nicolais, che è il suo predecessore, che abbiamo già interagito in precedenza, ci siamo visti presso la conferenza dei rettori, e quindi la collaborazione che ora conduciamo quindi con l'istituto del CNR di Lecce è stata e continua ad essere quindi sempre molto attiva. Io credo che al di là di quello che ho detto in maniera sintetica, perché ovviamente avrebbe richiesto quindi molto più tempo la lettura di tutto il curriculum e tutto quello che gli ha fatto, io credo che sia importante sottolineare questo. Ieri abbiamo avuto presso l'Università del Salento il presidente, la presidente della Camera, guai a dire il presidente, la presidente della Camera, l'onorevole Laura Boldrini. L'onorevole Laura Boldrini ha fatto un bel intervento che riguardava l'Europa, riguarda l'importanza in questo periodo difficile dell'integrazione europea, però credo che abbia detto una cosa che ha suscitato l'attenzione da parte di tutti i partecipanti. I partecipanti erano ragazzi delle scuole secondarie superiori, ne avevamo nel centro congressi credo intorno ai 500-600 ragazzi, 15enni, 16enni e così via, che hanno ascoltato in silenzio e con estrema attenzione le parole della Presidente della Camera. Ebbene, la cosa che ha colpito più di tutte rispetto a tutto ciò che ha detto sull'Europa e così via è stato il fatto che nella vita di ciascuno di noi bisogna sempre mirare alto, bisogna avere dei sogni, addirittura delle utopie, perseguire questi sogni, perseguire queste utopie. Ebbene, questo credo che sia proprio il mestiere del ricercatore. Il mestiere del ricercatore è quello di non fermarsi mai, di non dare mai per scontato quello che è stato già detto e quello che è stato già scoperto. Perché quello che è stato già detto e già scoperto rappresenta, come si diceva poc'anzi, il punto di partenza per condurre ulteriori ricerche e ottenere migliori risultati. Quindi penso che la principale esortazione, e credo che quello che è stato il principio guida della carriera di scientifico professor Ricuscio, è stato sempre quello di mirare alto e guardare sempre ad orizzonti futuri. Solamente così si crea il progresso della società e lo sviluppo dei diritti. Grazie a tutti. Laurea di fisica presso l'Università di Pisa e perfezionandosi sempre più in laurea alla scuola normale superiore di Pisa, nel corso degli anni si è sempre distinto per la sua dedizione e del suo impegno nel campo sperimentale, con un particolare riferimento all'interazione tra luce laser e fisica atomica e tecnologie quantistiche. Ha rivestito numerosi incarichi di prestigio internazionale. Oggi ricopre la carica di Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I suoi studi hanno permesso significativi progressi nel settore scientifico, contribuendo fattivamente ai processi dell'innovazione tecnologica. Garantone orgogliosamente lo appoggio. Prego.
raddoppio, e chiaramente la motivazione è stata diciamo, indicata qui sul registro, e quindi il professore deve firmare l'atto di partecipazione come cittadino onorario della nostra città. Grazie. Bene. Che sono conseguenza di queste chiacchiere che ho fatto un po' nei mesi recenti, altre visite, e che un po' legano questo al momento. E allora, per chiarire il senso profondamente umano di quello che voi avete fatto oggi, vorrei continuare un momento l'albero genealogico. Allora, io, che poi sono primogenito di Italo, perché ho appunto una sorella Mafalda e un fratello Maurizio, e ho sposato Giovanna Rasario, e devo trovare, e ho tre figli. No. Ho tre figli, non per dire che non siamo dei figli. Vorrei che grazie. E questi tre figli sono Alessandro il primo, Bianca Maria Serena la seconda, e il terzo Agostino, cioè il terzo si chiama come ha veduto chiamare mio, cioè come il nome Agostino che andava a dichiarare. E mi diceva mia madre, dunque questo nome è conseguenza, credo, non vorrei sbagliare, zia Eufrasia, io la chiamo Eufrasia Mondolores, che è appunto l'ultima, la sopravvissuta, l'ultima delle sorelle e fratelli, come dire, di mio padre, che ovviamente mi commuove, vedere qui, ci vediamo sempre, no? E mi diceva la mamma, dice, sai, che hanno voluto chiamarlo Massimo, Donna Dina, cioè non Agostino, si rivolgeva a mia madre dicendo così. E credo che siano state le zie, in particolare forse la zia Clara, a suggerire che il nome dovesse essere diverso da quelli tradizionali. E comunque, l'ultimo si chiama Agostino, che ho ristabilito le regole. Però volevo sintetizzare l'importanza vera del momento con quanto mi ha scritto mia figlia Bianca. Bravo il cuscetto, chissà il nonno come è contento guardandoti dalla sua stella. Baci. Cioè, cos'è che uno pensa in queste cose? Pensa a dove porta la vita. E uno degli indizi dell'albero genealogico, ora poi sono mandato a memoria, si sono perse tracce a Modica. E allora con queste storie strane che fanno la mente, da questi giochi, quando lui ha detto Modica ho pensato a Quasimodo, no? E di Eredi, e ho pensato alla poesia di Quasimodo che mi ha impressionato più di tutto, e questa è Al padre. Il padre di Quasimodo era ferroviere, era stato coinvolto nel terremoto di Messina, tant'è che lui racconta di questo padre ferroviere come mio padre,
che si aggirava con questo cappello rosso a questa stazione martoriata. E io di mio padre poi ho un ricordo del suo punto di partenza con quel telegrafo, diciamo, delle ferrovie esattamente identico e che recentemente ho associato a Marconi, che di fatto ha inventato quella cosa e che è uno dei miei predecessori in questo compito che è considerato una ricerca, che è la sfida, perché viaggiamo sulle spalle degli grandi e la scienza progredisce per trasmissione di cultura. Però a un certo punto Quasimodo, quando scrive questa poesia al padre, quando il padre si dice, scrive più o meno dalla memoria, dice: ho portato il tuo nome, diciamo, più in là, diciamo, dove non ci sentono, e poi dice, si rivolge proprio al padre dicendo: baciamo le mani, e non ci ascoltano soltanto del biviere o comunque gli animali come gli intorno. Cioè, quindi c'è questo messaggio, diciamo, chissà cosa stava pensando tuo padre e cosa, come imprevedibile, era questa idea di portare il nome, mettiamola così, diciamo. Poi volevo fare un'altra considerazione, che più sempre ricordare le famiglie matriarcali, però le donne sono fondamentali. Se io poi ho girato, cioè la mobilità è fondamentale, girare, non fate tanto. Lo fai anche perché c'è dietro una moglie o accanto una moglie che lo fa. E poi qui tutti stiamo dimenticando che, diciamo, io sono galatonese per parte di padre e di nonno, ma anche di nonna. E di fatti prima non andavo allo splendido maestro di violoncello, il suo cognome Rolli cosa significasse, se fosse legato a mia nonna Filomena Rolli, e anche lei è galatonese, diciamo, quindi il legame è profondo. E credo, quando si è chiesto alla zia, diciamo, che l'importanza del successo che poi questa famiglia nel 31 si è mossa a Lecce, ha avuto con i figli, le figlie che sono andate a studiare fuori, in epoche non è che andava banalmente a studiare a Roma, eccetera, ma sia anche molto dovuto alla presenza di questa donna fortissima, che sapeva tutto dell'importanza delle donne, perché quando appunto diede il nome Agostino al terzo figlio, e io andai a trovarla, e lei mi disse: ringrazia tua moglie. Cioè, capì benissimo che per quel modo, diciamo così, permettono le cose. Ecco, adesso fatemi andare un po' a ruota libera, sono uscite fuori, quindi Rolli e Lutetto, devo mettere in. Poi, altra cosa, sindaco di Arnesano. Arnesano è stato ricordato da... Sì. E, insomma, quello che lui non ha detto, diciamo, che con la Mariella che sta lì, con Vito che sta lì, noi stavamo su quell'albero di fico, il noce era un po' più complicato perché era davvero grosso, però lì noi passavamo il nostro tempo, perché vedete, il progresso è fatto di fantasia, la fantasia è, bisogna distrarsi, bisognerebbe avere lunghi periodi, diciamo, di vacanza, questi periodi di vacanza. Allora, come vedete, io ho tradito, diciamo, nel 68, se le cose fossero andate banalmente, cioè senza discontinuità, mi sarei iscritto all'università, devo dire a Bari, perché Lecce era stato fondato fisica solo da me. Poi è successa questa storia dei casi della vita, che cambiano, no? Cioè, lì ci sono concorsi normali, quindi me ne andrei, diciamo, me ne andrei via. E caro rettore, l'università di Salento, quindi dopo 6-7-8 anni, diceva questa fisica, allora un collega, diciamo, uno che non conosce nemmeno, semi tedesco, che era arrivato a mettere un laboratorio di scacchi di atomi di interesse astrofisico, e
mi volle e disse: ma dai, vieni, facci una supplenza. E io mi ritornai, e tornai nel collegio Argento, che era quello che vedevo sempre quando la zia Antonietta ci portava con la corriera da Porta Rudie fino ad Arresano, questo. E da Arresano è diventato, diciamo, di fatto, tra Arresano e Moccheroni, diciamo, questa forza, come dire, della natura, perché io vi invito a riflettere che il campus che è stato creato, dove c'è un insieme di università, CNR, industrie con distretto, start-up, eccetera, è una forza della natura vera, credetemi, che è anche la fortuna di essere in luoghi bellissimi. E la bellezza conta. Cioè, noi, una delle cose che stanno chiedendo il rettore è stata l'invenzione di un laboratorio europeo a Firenze, che è famoso nel mondo. Io dico sempre che se noi non l'avessimo fatto a Firenze, probabilmente non avrebbe avuto il successo che ha avuto, perché è la bellezza di una città come Lecce, di una terra come questa, dove tu ti giri, diciamo, che può creare un motivo per cui poi uno venga da fronte. Quindi avete per le mani una ricchezza, come dire, profonda. Non è un caso che l'unico posto a sud di Napoli, forse di Roma, vediamo che ho detto Napoli, che Roma Freddi, diciamo, che attrae dall'estero vincitori dei grant più importanti che possono esserci, cioè l'Europa, c'è Scampi e Lecce. Cioè il campo di Lecce, questo centro intersecato. Va bene? Ovviamente io sto lavorando molto per questo, questo è un lavoro, non di idee. Però per dirla, quando sposai il tedesco, mi voleva convincere a fare la supplenza di Lecce, bisogna farla felice. Però giusto per dirlo, diciamo, la feci, me la diedero, perché un mio coetaneo, che era lì da poco, quindi ovviamente tutto in un altro modo, mi chiamò al telefono e mi disse: tieni, la chiesa viene per un anno e poi deve andare. Cioè fece l'esatto contrario di quello che si deve fare nella politica universitaria. Tu devi prendere uno e dire: ma tu vieni e resti qui. Invece la preoccupazione era di tipo protezionistico, che è la fine dell'università. Infatti i problemi che ha il sud sono esattamente legati al fatto che non c'è più mobilità, per cui l'assenza di mobilità, che crea problemi a Padova, Pisa, Bologna, ma trascurabili, in situazioni in cui la mobilità significava il rimescolamento, diciamo, crea conseguenze, come dire, gravissime. Quindi, caro rettore, riflettiamo su questo. Mia madre, altra donna forte accanto a mio padre, diceva: come spieghi i catti? Cioè, il fatto che con certe operazioni costino meno e quindi consentono di essere duplicate e triplicate, diciamo, queste sono mie piccole considerazioni. Qualcuno ha detto che qualcuno che vuole vincere, l'ho puntato alto, e è della mia natura, cioè io punto alto. Quindi, ma non è alto, non è alto. Cioè la ricerca, l'università esiste solo se si è puntato, non sono bisogno delle scelte. E quindi il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha tra l'altro una forza strepitosa, perché come lo vuole Volterra, ricordate che Volterra fu uno dei soli 12 che non giurarono, che non vollero giurare fedeltà al fascismo, cioè non giurare e perse tutto, la GAP, l'Accademia dei Licei, via discorrendo, e fu accolto soltanto dall'Accademia Pontificia delle Scienze. E anche questo vi dà il segno dei tempi, no? Di come vogliono. Pensate, quella chiesa che nel 600 aveva fatto avviurare, cioè, la paura della scienza in qualche modo, diciamo, poi è quella che anche come oggi accoglie dentro tutti.
diciamo, ebrei, musulmani. Comunque, Volterra, quando fonde CNR nell'Accademia dei Lincei, parla di trasversalità, di unione, ricerca degli enti con l'università, con, come dire, con le industrie, e poi soprattutto parla della necessità di curiosare nella vetrina degli altri. Se noi adesso progrediamo è perché cose che prima sapeva fare solo la matematica e la fisica, che erano le scienze, adesso quel metodo, quelle robe sono nel campo del lettore magnifico, diciamo, cioè le scienze naturali che prima erano pura catalogazione, zoologia, eccetera, sono tutte le scienze vere. Adesso siamo capaci di vedere quale parte di un neurone, di una sinapsi reagisce a certi stimoli, oppure entrare in una cellula, oppure capire come va il mondo economico, oppure ricostruire in maniera virtuale monumenti distrutti come quelli anche ieri. A Mira, diciamo, questo per esempio lo fa un istituto del CNR qui a Lecce, IMA. Le nanotecnologie sono famose, lavoriamo per quello, però non è solo quello, cioè, vuol dire che c'è una cultura, come dire, trasversale. Ed è quindi questo che mi fa felice di essere qui. E allora vorrei finire con un paio di riflessioni. La scienza è luce. La scienza significa usare luce per ripanare i dubbi, che bisogna sempre avere. Le certezze, se una cosa deve essere no così, riferimento casuale, sono solo dogmatiche. E uno che pensa al progresso non può che avere dubbi, non può che essere incline al compromesso, che il compromesso non è diciamo una cosa necessariamente, come dire, sempre scadente. E mi veniva di riflettere quindi su il carattere, e essenzialmente su due cose. Primo, di chi mai, cioè quando il nonno Agostino portava il certificato di nascita del figlio Italo, uno poteva immaginare, pensato quel dio, cosa sarà fra, diciamo, 50 anni, 60 anni, 70 anni, cioè come le cose si sviluppano, no? Pensate a questa immagine, come dire, umano di sviluppo. Ebbene, la scienza è esattamente questo, cioè uno inizia una cosa col senso del dubbio. Marconi mandò il segnale in America quando tutti gli dicevano che ovviamente era una follia, perché le onde andavano dritte, siccome c'era la curva sulla terra non poteva succedere, lui però aveva il sospetto che potesse succedere, quindi dubitò e, diciamo, e mandò. Ma soprattutto la scienza progredisce, le grandi rivoluzioni sono sempre frutto di sorprese, cioè tu non sai. Così come se gli avessero domandato, che ne so, a mio padre, quando era piccolo, o nonno, diciamo, che succederà a questo figlio che tu hai pensato, è il modello che tu intravedi della scienza, è esattamente fatta così. Cioè c'è un progresso che continua e ogni tanto c'è un esame. A dare un esame, come i miei cugini ricordano, noi non avevamo la luce elettrica, perché erano stati lenti, insomma, avrebbe potuto esserci, però non c'era. Diciamo, poi adesso c'è l'elettrico, ovviamente sembra banale, come l'internet, no? Ma chi poteva concepire alla fine dell'Ottocento, dice ci sarà la luce elettrica, non la lampadina, non c'è la lampadina, viene elettrica, viene a sorpresa e cambia tutto. Così come un altro dei miei predecessori, Colonnetti, presidente CNR e membro della Costituente, insieme a Aldo Moro, la Pia e altri tempi, cioè, Togliatti, tutti, diciamo, Dossetti, abbiamo... c'era anche il presidente CNR, e insieme a Nobile Fiorao, Fiorao che è un ingegnere, sono i responsabili del fatto che nella Costituzione italiana, l'articolo 9, quello che comunque era intoccabile, c'è scritto che la, come si chiama,
la Repubblica, diciamo, sostiene la cultura e la scienza e la tecnologia. Capendo quindi che la scienza è il vero motore dell'economia, come è stato detto, partendo dalla fantasia. E pensate voi, se andate a vedere gli atti dell'Assemblea Costituente, Colonnetti si rivolge ai suoi colleghi dicendo: e non c'è scienza applicata e scienza che non sta mai applicata. E parla proprio di questa meccanica quantistica che prima è stata ricordata, che era di fatto una filosofia, la meccanica quantistica è una rivoluzione di come si, cosa sia la realtà, cos'è la realtà, è quella che vedo, il risultato di interazione, e si rivolge all'invisibile, si rivolge a un mondo talmente piccolo che certamente noi adesso lo vediamo anche quello, diciamo gli atomi, gli elettroni, con delle speculazioni filosofiche. Ebbene, era ancora giovane questa scienza filosofia, e Colonnetti ai colleghi dice: chi ci dice dove mai potrà portarci il principio di determinazione, che è una delle basi della meccanica quantistica? C'è una cosa totalmente astratta. E naturalmente c'era ragione, perché questo principio di determinazione, filosofia quasi speculazione quasi astratta, dopo 12 o 13 anni avrebbe portato all'invenzione del laser. Cioè di gran lunga, insieme al transistor forse, l'artefice della più grossa rivoluzione tecnologica che abbiamo avuto nel secolo scorso, un impatto economico, industriale che siamo sotto gli occhi di tutti. Quindi questa è la scienza. Bene. Allora, è ovvio ed è chiaro che i rapporti di sangue restano, cioè io sono felice, veramente felice, del fatto che il sindaco, il consiglio comunale abbiano voluto farmi concittadino, perché ho conosciuto, come dire, questa realtà, ho rivisto occhi noti, diciamo sguardi simili, questo succede, no? Che poi quando sono arrivato qualcuno mi presenta, diciamo questo deve essere parente, tutte queste cose, e quindi è chiaro che non ho, anche considerando che il CNR è quindi trasversale di materia ed è anche nazionale, quindi davvero diciamo uno può partecipare a questa trasmissione, a questo internet del futuro su cui stiamo lavorando, un internet quantistico, e tutto viaggia sulla luce. Cioè le fibre con cui voi telefonate adesso trasmettono, sono ciliate della luce che non si vede di un infrarosso, ma insomma è luce che viaggia e fa da trasmissione di informazioni, va bene? E quindi succederà che questa comunità, tra l'altro sono stati citati tanti premi, ma quello che a me sta più a cuore, che purtroppo non viene mai citato, è che io ho ricevuto il premio per i salentini che si ricoprono di gloria, e me lo diedero in greco antico, in greco insomma, non so se è antico, e quindi quello è stato davvero un premio che viene, cioè, che affascina. E poi naturalmente, quando per dirvi quanti è importante, mi dissero: il primo l'ha avuto Conte, l'ha avuto in quanto ala della Juventus, non adesso io quello che ho visto quando ero a Torino a misurare, insomma, fare della ricerca, l'ho incontrato, si guarda, di lei è una cosa in comune, il problema è molto più bravo di me, perché ha avuto, e poi per dire quanto è importante, che quella volta che dovevamo andare per scegliere la data, mi dissero: guarda, devo trovare la data perché gli altri a cui l'abbiamo dato insieme a lei sono un po' impegnati, allora io pensavo, e questo era il medico amaro. Però capite, cioè queste sono le cose che voglio dire. E quindi fa freddo peraltro, però qual è l'immagine più bella ancora? Quindi abbiamo parlato di luce, luce della scienza, di poter andare a destra, a sinistra, comunque. Nemmeno Marconi poteva immaginare che invece di trasmettere con l'onde radio ora si trasmette con la luce che viaggia nelle fibre. A me, nessuno voleva immaginarlo. Ma Galatone ha un'attitudine, da quello che ho visto, antica, antichissima, nel
dell'essere fornitore di luce, fornitore di alimento per la luce, che è fatto di persone importanti, tipo il Galateo, non dire altri che con le loro più o meno intelligenze, diciamo, si sono distribuiti nel mondo, ma è anche quello che sono visitato la volta scorsa che sono venuto, che avendo gli ulivi e quindi le olive, avevo organizzato una cosa industriale. Cioè, quante sono queste macchine per fare olio? 16. Da qualche parte qui ci sono queste 16 macchine, qui veniva prodotto olio che serviva per l'illuminazione, che quindi veniva mandato, credo, a Venezia, quindi alimento per la luce, e addirittura poi da Venezia andava fino a Londra, da quello che ho capito. Quindi mi sembra che Galatone abbia una sua vocazione nel fornire energia, diciamo, per illuminare il mondo.